Ciao amici, seguitemi attentamente perché oggi ci prendiamo cura dei peperoncini, vogliamo creare degli alberi di peperoncino e vi dirò tutti i trucchi del mestiere che valgono sia per i peperoncini in vaso, ma per tutti gli ortaggi e colture in vaso in genere. Se vi ricordate, io avevo spiegato come far svernare una pianta di peperoncini. Adesso siamo a primavera e possiamo andare a togliere il nostro TNT. E voilà, vi ho spiegato prima di cosa si trattava, come potarla, come proteggerla dal freddo ed eccola qua. Vedete come è ripartita bene? Addirittura ci sono già i nostri peperoncini. Siamo ai primi di marzo, quindi abbiamo i nostri peperoncini pronti. Adesso è arrivato il momento di travasarla. Quindi per questo lavoro ho acquistato un vaso più grande, più alto, per poter travasare il nostro albero di peperoncini, perché oramai è già di dimensioni notevoli, quest'anno crescerà ancora, non avrà più lo spazio per far crescere le proprie radici. Utilizzando un vaso ancora più alto ci dà la possibilità di creare un drenaggio, di creare un compost di terra, stallatico, maturo e sabbia silicea, fare in modo che la pianta abbia le condizioni migliori possibili per produrre una marea di peperoncini. Iniziamo subito. Io a disposizione, ve li inquadro, come attrezzature userò l'argilla espansa per il fondo, poi un mix di terriccio biologico e di terriccio per prati, perché il terriccio per prati è composto principalmente di sabbia silicea, quindi cercheremo di creare un mix di terriccio biologico, terriccio per prati, l'argilla espansa per il fondo, il TNT che abbiamo recuperato, il tessuto non tessuto, lo andremo a utilizzare per creare uno strato tra l'argilla e il nostro terriccio per poter recuperare l'argilla espansa al prossimo travaso. Inoltre utilizzerò come concime dello stallatico maturo, che purtroppo abbassa un po' il pH, quindi rende la terra un po' più acida, e della cenere di legna, la classica cenere di legna, che invece è composta principalmente di potassio e di altri sali, ed essendo sali alza il pH, quindi rende la terra più basica. Andremo a compensare l'abbassamento del pH con l'uso di concime organico, con l'utilizzo di un po' di cenere di legna, perché il pH, a parte l'acidofile, la maggioranza delle piante preferiscono un pH neutro, un pH compreso tra 6 e 7. Poi ci sono delle piante che invece amano una terra alcalina basica. Prima operazione, essendo un vaso alto, possiamo creare il nostro drenaggio, la nostra scorta d'acqua sul fondo. Ora, quanta argilla espansa mettiamo? Non troppa, non ne mettete troppa di argilla espansa, perché comunque andate a togliere centimetri al vostro vaso, quindi indicativamente un paio di centimetri, giusto per 2-3 centimetri, uno straterello di argilla espansa. Poi lo andiamo a stendere, un po' di telo, di tessuto non tessuto, sul fondo del vaso. Quindi adesso tagliate un pezzettino di telo e lo mettete sul fondo. Ora abbiamo la nostra argilla espansa e abbiamo il telo. L'operazione successiva è quella di andare a creare il nostro terriccio bomba. Userò una cazzuola da muratore per poter impastare e andremo a mixare i due tipi di terriccio che vi ho appena elencato, la sabbia silicea e il terriccio per prati, con l'altro terriccio. In che percentuale andiamo a impastare il nostro terriccio? 50 e 50. Prendiamo il nostro terriccio biologico, proprio per culture, per ortaggi. Il tappeto erboso di buona qualità è composto da sabbia silicea e non da torbe. Invece il terriccio consentito in agricoltura biologica è un terriccio invece composto molto da torbe. Quindi diciamo che il terriccio va a alimentare il nostro composto, mentre invece la sabbia fa respirare il terreno, lo rende più leggero, fa radicare bene. In commercio esistono dei terricci già predisposti che hanno tutto. Ad esempio, ve lo dico giusto per questo, è un terriccio tecnico che ha già la presenza di perlite e di drenaggio, pH stabilito, certificato, però ovviamente poi il costo va su. Noi invece
stiamo allevando una pianta, un ortaggio, quindi si presuppone che non vogliamo spendere 20 euro per avere un chilo di peperoncini, ci vogliamo guadagnare, tra virgolette, vogliamo avere la soddisfazione ma allo stesso tempo non spendere troppo. La prima operazione è quella di miscelare la sabbia silicea col terriccio. Ora, trattandosi di un ortaggio, io ve l'ho già detto negli altri video, il trucco per coltivare gli ortaggi in vaso è avere vasi alti, almeno 40 cm. In questo caso questo vaso è quasi mezzo metro, quindi ci dà veramente la possibilità di coltivare ortaggi. È un vaso tecnico. Ora, al nostro composto andiamo ad aggiungere il cibo, perché la pianta mangerà in modo graduale, quindi andiamo a inserire lo stallatico maturo. Ora, se era un albero, lo stallatico maturo andava messo sul fondo della nostra buca e poi intercalato da uno strato di terra per non bruciare le radici. Ma trattandosi di un ortaggio, non possiamo aspettare che la pianta sviluppi le proprie radici per andare a mangiare sul fondo. Dobbiamo cercare di miscelare una quantità di stallatico insieme alla sabbia, insieme al terriccio, per non bruciare le radici. Ecco qua che iniziamo ad avere un terriccio molto nutriente. Mi raccomando, se utilizzate lo stallatico deve essere maturo. Come si riconosce lo stallatico maturo? Intanto non puzza più ed è più sfiammato rispetto allo stallatico fresco ed ha una consistenza che ricorda quasi un terriccio, è quasi tornato terra. Andiamo a miscelare con la nostra sabbia in modo che la sabbia va a fare un'azione chelante, va a coprire lo stallatico, non brucia le radici. Ora, per quanto riguarda il pH, noi l'abbiamo un po' abbassato, un po', non è che lo stallatico sia proprio acido, lo abbiamo abbassato leggermente, quindi andiamo a mettere un po' di cenere. Cosa vuol dire un po'? Non dobbiamo esagerare, perché la cenere, essendo sali, vanno ad alzare troppo il pH. Un po' di cenere. Così abbiamo un concime organico minerale, quindi un mix dei due mondi. Vogliamo creare un albero di peperoncini come non se ne è mai visti. Basta così con la cenere, giusto, avete visto, un po' una spolverata. Continuiamo a mixare. Anche perché poi la cenere ha altri difetti, quello di andare a indurire il nostro terreno. È importante anche la permeabilità del terreno, la conducibilità. Quindi ecco qua che abbiamo creato il nostro composto super nutriente e adesso procediamo col travaso della pianta. Stendiamo un po' di composto sul fondo del vaso. Un altro poco. Adesso un colpetto sul vaso, eccolo qua, togliamo sul fondo l'argilla, quindi il drenaggio dell'ultima volta. Come vedete, la pianta ha invaso completamente il vaso. Questa è una prova che ci sta stretta, vedete come ha creato tutto un corpo di radici. Liberiamo un po' le radici sul fondo, eccolo, e adesso posizioniamo la terra. Siccome è ancora troppo basso, ci siamo. Ok, adesso preparerò altra terra, sempre con la stessa tecnica. Rimixiamo di nuovo il nostro composto. Aggiungiamo un po' di stallatico. Uno, uno, due. Mixiamo per bene. Adesso, come prima, una spolverata di cenere. Senza esagerare troppo, e mischiamo fino ad avere un composto omogeneo. Quando vediamo la terra più o meno composta, dello stesso colore, della stessa consistenza, vuol dire che abbiamo mischiato tutto per bene. Torniamo al nostro vaso e finiamo l'operazione di riempire il vaso col cibo.
Adesso pressiamo il tutto. Ora il telo lo togliamo, che tanto poi ce lo rimettiamo più grande per limitare al più possibile la traspirazione, avere anche un risparmio di acqua, tenere le radici più fresche. Però in questo caso adesso lo togliamo, perché ovviamente il cerchio è piccolo per il nostro albero, che oramai è un albero di peperoncini. Adesso ho un altro giro di nutrimento, che poi ci sono vari tipi di stallatici, di vari tipi di letame di origine organica naturale. Per esempio per i polli e la pollina è molto azotata, quindi dovete usarla con cura. Poi ci sono lo stallatico equino, di origine equina, suina, bovina. Il migliore è quello di origine equina. Quello del coniglio è forse l'unico stallatico che non deve essere maturo, è pronto all'uso. Era solo per dirvi che anche dietro lo stallatico, dietro i compost organici, c'è un mondo. Io vi do degli input, poi chi interessa si può specializzare, può approfondire. Se qualcuno ha delle domande può intervenire, i miei video sono sempre aperti. Composto bello fresco, poi con l'esperienza lo vedete quando la terra è proprio bella. Questa in particolare è un peperoncino della famiglia Chenens. Lo dico per chi non mi ha seguito in passato, è un Trinidad Scorpion giallo, quindi parliamo di uno dei peperoncini più piccanti al mondo, che però purtroppo la famiglia Chenens in Italia non riesce a sbloccare il suo potenziale, perché le persone pensano che sono piante annuali, invece sono piante perenni. Quindi il trucco per sbloccare il potenziale di un peperoncino del genere è quello di farlo svernare. Gli facciamo superare l'inverno, siamo arrivati a marzo e siamo nella posizione ideale, perché la pianta ha già i suoi fiori, quindi figuratevi quest'anno dove può arrivare, con un bel vaso pieno di nutrimento. Eccolo, adesso pressiamo un po' il nostro terriccio, ci siamo. Prossimo step, annaffiare. Dobbiamo annaffiare la nostra pianta. Vero sì che le abbiamo dato spazio e più nutrimento, però comunque lo stress l'ha subito. Mi raccomando, quando effettuate queste operazioni non lasciate asciugare le radici, perché sennò siete fregati. Le radici sono molto delicate, se restano all'aria aperta e si asciugano vi rovinano la pianta, quindi deve essere un'operazione abbastanza veloce per non farla soffrire troppo. E questo è quanto. Ora io effettuerò lo stesso sui restanti vasi. Quindi vi ho detto che Trinidad Scorpion giallo, Jamaican Red e il Naga Moric. Sono tre splendidi esemplari di peperoncino Chenens, sono fra i più piccanti al mondo, quindi seguitemi e torneremo quest'estate e vi farò vedere che spettacolo che saranno queste piante. Adesso effettuerò la stessa operazione, non ve la filmo perché tanto mi avete già visto, usando altri due vasi per rinvasare una pianta per ogni qualità. Parliamo di piante che hanno una scala Scoville allucinante, cioè parliamo di milioni di gradi Scoville. Questo Trinidad Scorpion giallo in particolare può arrivare oltre 2 milioni di gradi Scoville. L'inverno l'ha superato, l'abbiamo rinvasata al momento giusto, a primavera. La pianta presenta già i suoi fiorellini, quindi in teoria ha già i suoi peperoncini, quindi non è che sta bene di più. Potata in questo modo ha superato egregiamente l'inverno, poi vabbè, coperta col TNT, rientrata in casa, insomma abbiamo usato tutte le accortezze possibili, perché mi avete chiesto di approfondire i peperoncini e io lo sto approfondendo con voi perché è anche una mia grande passione. Questa si appresta a diventare un albero, quindi sarà qualcosa di bellissimo che non penso avete mai visto in giro. Io ve lo mostrerò quando sarà bello in fioritura e pieno di peperoncini. Non posso farveli assaggiare, ma se volete li assaggio con voi, quindi mi vedrete un attimo prendere fuoco, però va bene, possiamo fare anche un test. Per il resto il video è aperto, i commenti sono aperti, scrivetemi, mi raccomando, se vi è piaciuto, se l'avete trovato interessante, continuate a iscrivervi al canale. Noi ci rivedremo presto, un saluto e un abbraccio di cuore.